finalmente benvenute e benvenuti nel van tour del mio nuovissimo furgone. È un Citroen Jumper L3H2 che abbiamo completamente camperizzato da soli in circa un annetto, non lavorandoci ovviamente tutti i giorni. Vi faccio vedere un po' come l'abbiamo sistemato. Venite, venite pure. Questo era un veicolo commerciale, quindi aveva la panca a due posti più questa guidatore e aveva una paratia qua che chiudeva. Abbiamo tolto la paratia, abbiamo quindi tolto la panca a due posti e abbiamo installato questo sedile che è girevole, un posto così permette uno di poter stare anche con un'altra seduta dentro al van e due ha uno spazio qui per poter passare agevolmente senza dover per forza uscire. Questo era un furgone nuovo, quindi chilometri zero perché era nuovo. Abbiamo installato anche questo schermo che ha il CarPlay e tutte cose perché non lo aveva essendo appunto un coso furgone commerciale. Prima di entrare nel vivo vi faccio vedere quello che abbiamo messo fuori. Innanzitutto questa luce qua a LED che illumina un bel po' fuori quando vuoi stare magari di sera. Poi abbiamo messo questo scalino che in realtà non è stata una grande scelta nostra, ma piuttosto era d'obbligo per l'omologazione. Poi abbiamo messo anche questo interruttore qui che accende la luce all'interno e ci dà anche la corrente che è utilissimo quando ci asciughiamo i capelli fuori. E poi il tendalino, la regia mi fa così. Abbiamo messo il tendalino fondamentale, senza il tendalino il van non è niente, quindi abbiamo messo questo bel tendalinone grosso così ci possiamo stare all'aperto, all'ombra, molto bello. Venite. Allora, innanzitutto fondamentale per me un tappeto, perché il tappeto mi raccoglie un po' dello schifo, della polvere, delle foglie che arrivano da fuori e che io non voglio assolutamente nel van. Ovviamente, come potete ben vedere, non si sta mai con le scarpe dentro al van e per questo abbiamo fatto questo comodo, fantastico portascarpe dove teniamo le nostre scarpe e colpo di genio, secondo me fantastico, questa spazzolina che toglie tutto lo schifo, la sabbia, la polvere, il fango dalle scarpe per poterle riporre. Sono ossessionata, va bene, ciao, grazie. Qui invece abbiamo un fantastico vano dove abbiamo messo il secchio. È un secchio da 10 litri perché a noi basta. E togliendo il secchio, da questa parte abbiamo messo tutte le scorte di sacchetti vari, anche quelle del gabinetto che poi vi farò vedere, mentre di qua abbiamo tutti i prodotti per pulire, lo Scottex, i guanti, le pezzette, eccetera, eccetera. In van fondamentale è sempre l'estintore, noi ne abbiamo tre e abbiamo pure la fire blanket. Abbiamo poi messo questa tenda oscurante che è anche termica, così la sera, oltre ad aver già messo tutti gli oscuranti che teniamo in questo vano, che vi farò vedere dopo, possiamo comunque chiudere e oscurare ulteriormente e mantenere comunque una temperatura un po' più calda qua dentro. Qua sotto ovviamente noi abbiamo usato qualsiasi vano per contenere cose, come appunto la fire blanket. E poi qua dentro ci sono gli accessori per l'aspirapolvere che è la mia migliore amica in van. Raga, è fondamentale. Cioè, voi a casa vostra state zozzi? No. Cioè, avete la polvere, la pulite? Sì, quindi anche qua. Là sotto c'è l'ACDC. DCDC. Ah, DCDC. Che serve per caricare la batteria quando sei in moto. Arriviamo qua sopra a questo vano, che è un vano tutte cose, perché ci mettiamo un po' le cose a caso, però cerchiamo di mantenere un criterio. Ci mettiamo gli oscuranti, sia davanti che dietro che laterale. Poi qua dentro c'è un ventilatore, qua dentro ci sono le buste per fare la spesa. Boh, altre quattro c'è? Accessori. Chiudiamo. Ed è tipo il vano della vergogna. La doccia. Noi viaggiamo spesso in posti freddi e farsi la doccia fuori con tipo 3 gradi non è il massimo e non lavarsi nemmeno. Quindi doccia con acqua calda. Abbiamo installato questo aggeggio che è comodissimo. Voi andate a tirare e vi crea uno stendino. Mi piace. Poi abbiamo messo una bella ventola con l'oblò per aspirare l'aria. Una luce che diventa blu come primo tocco per la notte quando sei un po' mezzo rincoglionito che vai al bagno. E poi così. Qui abbiamo appeso i nostri fantastici asciugamani. Questo è il nostro vano dove mettiamo tutti i prodotti per lavarci. Salviettine culo, carta culo. Doccia col saliscendi. Questo è il miscelatore dell'acqua. Real life, van life. Questo è una pezzetta con cui ho pulito poco fa. Benissimo così. Questa qui è la botola che fa fuoriuscire il nostro fantastico gabinetto. Quindi andiamo ad aprire. Questo è un separate, ovvero un WC non chimico ma a secco. Che cosa vuol dire? Che facciamo pipì e popò
qui e non puzza assolutamente perché c'è una ventola che risucchia l'aria, secca tutto e quindi non puzza assolutamente. Fidatevi che ho l'olfatto super sviluppato e impazzirei, invece zero odori. Quindi che succede? Quando voi aprite il gabinetto, questa parte è dove si fa la popò e viene aperta semplicemente sedendosi e quindi premendo sulla tavoletta. Di conseguenza la ghigliottina si apre, altrimenti poi si chiude. Qui è invece dove andranno i liquidi. Poi che si fa? Si tira su sto coso e si può tirare fuori questo serbatoio che è quello della pipì e questo è quello della popò. Voi alzate, prendete la bustina e la buttate nell'organico senza problemi. Ovviamente questo è il tappeto che poi mettiamo qui quando ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo insieme al tappeto. Passiamo alla ciccia, ovvero la zona più interessante. Allora, questo pianale è il pianale della cucina. Abbiamo un bellissimo piano a induzione, poi un pianale e poi qui abbiamo il lavandino. Questo è un po' pesante in realtà, ci dobbiamo pensare meglio, però forse non si poteva fare altrimenti. Comunque qui c'è il lavandino che fa così e fa anche così. Molto utile, ve lo consiglio. Qui abbiamo gli interruttori, questo interruttore è della luce esterna, qui abbiamo una presa USB, abbiamo un sacco di prese perché servono sempre, qui una presa asciugo normale e poi abbiamo queste qua. Qui abbiamo il cassetto delle stoviglie, questo è dove asciughiamo i piatti, stoviglie, bicchieri, attrezzatura varia per attrezzatura per cucinare e i miei sottobicchieri floppy disk perché dopo tutto sono una bimba degli anni 80. Qui sotto abbiamo un frigo da 85 litri e c'entra veramente un botto di roba, siamo super pieni. Tra l'altro abbiamo anche un mini freezer congelato, c'è anche un gelato e le polpette di Ikea perché dopo tutto siamo in Scandinavia, Ikea de Milano comunque. Vi è. Qui abbiamo questi, come si chiama sto coso? Ok, con degli organizer, qui in realtà abbiamo la nostra cantina con il braulio, il vino e degli organizer con varie cose per la cucina, eccetera, eccetera. Ah, qui abbiamo il livello dell'acqua, l'accensione della pompa dell'acqua e il livello delle acque grigie. E queste sono le luci che se sei al buio proprio totale puoi vedere con la retroilluminazione. Poi qua sotto abbiamo questo cassetto dove teniamo le borracce e tutti i nostri piatti, ok? Qui invece abbiamo cose varie, il phone, abbiamo il Kindle, abbiamo questa bottiglia che per chi mi conosce culo clean, basta questa parola. E in realtà niente di che. Qua sotto invece abbiamo pentole varie, coperchi, tupperware, sottopentola, i nostri tumbler, la teglierina, la moka e fondamentale la padellina per fare i toast. Qua invece abbiamo un accesso al garage, Allora da qui in realtà abbiamo cose che possiamo prendere facilmente, tipo il nostro soda stream perché siamo degli acqua frizzanters, alcuni dei vestiti che non entravano negli stipetti, panni sporchi, l'attrezzatura per arrampicata, altre cose varie ed eventuali. Abbiamo la nostra dinette, è un tavolo che si può muovere e girare in varie posizioni che però io adesso non farò perché sono pigra. Qua sotto in realtà noi abbiamo il gabinetto, si alza e ta-da! C'è lui. Abbiamo l'accensione della ventola per il gabinetto. Sotto a quest'altra seduta invece abbiamo un fantastico boiler che è il boiler che ci scalda l'acqua che noi usiamo per farci la doccia fondamentalmente. Sopra la dinetta abbiamo questi tre vani. Nel primo abbiamo dell'attrezzatura nostra, il termometro, questo è l'inverter che ci permette di usare l'elettricità a 220, questo è il monitor dove possiamo controllare la batteria e tutto quanto, mentre qua sotto è il webasto, ovvero il riscaldamento. Qua salviettine varie, eccetera. Qui abbiamo tutto quello che ci serve per il bagno, la cura della persona, con la mia fantastica tazza di Astro Boy, qui ci sono tutte le mie cose di skincare, qua ci sono le mie cose per i capelli, cioè elastici. Qui sono altre cose, questo è quanto. Qui sotto il mio specchio adorato, mi stavo scordando i pensi della cucina, molto fondamentali per la nostra sopravvivenza. Sono un po' incasinati perché ci abbiamo tanta spesa. Ecco qua, vabbè, qua è tutta la roba per cucinare, olio, sale, pepe, sughi, biscotti, pane, robe. Abbiamo altro cibo,
pasta, sughi ancora, perché i sughi pronti sono la nostra religione in van. Zona letto, guys and girls. Fondamentale per me era non dovermi fare il letto ogni sera prima di andare a dormire, perché nel van precedente che avevamo, più piccolo di questo, avevamo un letto che andava fatto ogni sera. Duvalle. E quindi eccoci qua. È un letto a tutti gli effetti, perché ha le doghe addirittura. È comodissimo e è in gomma piuma, se non sbaglio. Ha un materasso di quanti centimetri? 12 centimetri. Vi dico, comodissimo, ho i cuscini, cioè, pazzesco. Io ovviamente metto sempre un telo sopra per evitare appunto che un po' di polvere, un po' di terra si depositi sopra al nostro letto. Le misure sono, lo so che lo volete sapere, 140x190, cioè top, salgo. Si sta comodissimi anche seduti. Qua sopra abbiamo un oblò con una ventola che tira dentro l'aria e la butta pure fuori, e abbiamo ovviamente anche un oscurante. E poi abbiamo i nostri armadi. Qui teniamo i vestiti, fondamentale in van secondo me, oltre che quando viaggiate, sono una grandissima fan dei packing cube, così avrete tutto organizzato. Quanto c'è meno vestiti? Vabbè, comunque anche di qua, ciao! Una tendina, perché comunque da fuori la sera, se siamo con la luce accesa, ci vedono, anche se chi ci vede, che siamo sempre isolati nei boschi, vabbè. Comunque abbiamo le tendine e abbiamo degli oscuranti che sono lì nel vano che vi ho fatto vedere prima, per oscurare, per chiudere dalla luce, per anche mantenere il calore. Basta. Ecco il garage, come dicono gli americani. Questo è il nostro garage, ovvero lo spazio storage. Quanti inglesismi. Adesso è veramente pieno di roba, perché noi siamo in giro un mese e mezzo e quindi ci abbiamo messo la qualunque. Ma adesso svuotiamo un po' e vi facciamo vedere tipo l'impianto elettrico che sta di qua e due cose fondamentali. Intanto fuori c'è un altro estintore e poi c'è questa che è il doccino che si aggancia qui, e così ci possiamo fare la doccia anche all'esterno. Abbiamo una tenda da fissare in un certo modo e ci facciamo la doccia pure fuori. E poi abbiamo comunque, anche se ci vogliamo asciugare i capelli o fare altre robe, varie prese qua e la presa qua. Wendy! Comunque la view è molto bella. Sì, sì. Qua c'è tutto l'impianto elettrico. Innanzitutto qua dentro noi abbiamo la batteria al litio da 300 A. Poi qua dentro, è uno stipetto così a caso, mentre qui ci sono un sacco di cose interessanti. Questo è il caricatore di batteria, se vogliamo attaccarlo a una presa esterna. Questo è l'inverter da 3000 watt. Questo qui giù è il regolatore di carica dei pannelli solari. Mentre qua dentro c'è una tanica che va anche sul passaruota da 112 litri. Come vedete adesso il livello dell'acqua è qui. La tanica delle acque grigie è qua sotto, è un po' difficile da farvi vedere, comunque fidatevi, c'è. E infine il portabici, che è abbastanza un portabici, però la cosa importante è che abbiamo qua delle piastre per evitare di rimanere infossati nel fango, nella sabbia, visto che c'è già successo in Danimarca. Preveniamo, cioè, oddio, almeno troviamo una soluzione. Quindi questo è il nostro van, spero vi piaccia, a noi piace tantissimo, ci abbiamo veramente messo tanto impegno per crearlo così. Per qualsiasi domanda, dubbio, fatemi sapere nei commenti, e fondamentale, se vi interessano viaggi e van life, seguitemi su Instagram, dove sono molto molto più presente rispetto a YouTube, che posto una volta ogni, non so, quando me va, quando c'è da postare. Comunque basta, ciao, adesso io andrei, arrivederci a tutti, ciao!